stavo guardando a monte, mi ricordo. Ho perso l'equilibrio, sono rotolata all'indietro. E lì è subentrato un pensiero, ecco adesso è finita. Sono inciampata, probabilmente un sassolino che si è rivoltato sotto gli scarponi. So che cercavo di aggrapparmi all'erba e basta. Adesso penso che ho picchiato subito la testa e non ricordo altro. A volte basta veramente solo un passo falso e la tragedia è dietro l'angolo. Occhio! Ma com'è possibile tutta sta roba? Madonna! Sono giorni segnati da tragedie in montagna. L'incidente è avvenuto nella zona della cima do Picol. Due alpinisti sono deceduti ieri al Lago Inhorn. Sept alpinistes ont perdu la vie au Cervin ces dernières semaines. Il faut remonter à 2019 pour trouver pareille série noire. Notizie di quest'estate. Una serie di incidenti fatali tra Ticino e Vallese. Sulle Alpi svizzere muoiono fino a 90 alpinisti o escursionisti all'anno. Altri 50.000 si infortunano più o meno seriamente. Andare in montagna non è una passeggiata. Ecco, proprio è venuta qui la caduta. La persona stava camminando con la moglie. È arrivato a questo punto, c'erano dei sassi bagnati con delle foglie, è scivolato. Siamo in Valle Onsernone con un agente della polizia cantonale. Su questo sentiero un uomo si è ferito gravemente. È caduto giù fino al greto del fiume, sì, 20 metri. Cosa si è fatto? Ha rotto delle costole, si è ferito a delle vertebre, è stato evacuato con la rega all'ospedale, è stato operato ed è sopravvissuto. Un incidente, una scivolata, magari un attimo di distrazione e si può rischiare la vita, anche su percorsi facili. Sentiero, cosa mi dice? Relativamente largo? Sì, è un sentiero accessibile a tutti, ma comunque con delle parti esposte, non protette, dove ci sono rischi di cadute. Noi andiamo sul posto, preserviamo le tracce, quindi documentazione fotografica. Se c'è del materiale tecnico, recuperiamo il materiale tecnico usato dall'infortunato e valutiamo appunto se tutto quello che è successo è da ricondurre per una negligenza, per un concorso di terze persone, per una disgrazia, una fatalità. E poi noi stendiamo il nostro rapporto di polizia. Ecco, come vedi, questo è il rapporto finale di constatazione con i dati delle persone coinvolte. In Ticino esiste una squadra della polizia cantonale specializzata in incidenti in montagna. Mariani e i suoi colleghi intervengono solo nei casi di incidente grave. Quest'estate sono stati chiamati in causa una ventina di volte. Questo è lo zaino della vittima. Sì, il bastone è lo zaino della vittima. Purtroppo c'è stato un periodo da inizio luglio fino a inizio agosto dove ci sono state un paio di settimane con aumento di questi incidenti, purtroppo anche con esito letale. C'è una spiegazione? È difficile a dirlo, perché questi incidenti sono capitati a persone che comunque la montagna la conoscevano, l'equipaggiamento che avevano era idoneo per quella tipologia di escursione, quindi, come detto, è sempre difficile capire la causa. Molte volte è fatalità anche. I legamenti crociati anteriori si sono lacerati, poi c'è stata una frattura qui, netta, qui, dove a questo livello l'osso è uscito e poi tutta l'articolazione si è praticamente sbriciolata. Sì. Ci sto prendendo piede. Sì, sì, funziona. Daisy in montagna ci andava spesso e forte, poi 3 anni fa la caduta. Un istante che le ha cambiato la vita. Ma con la mia gamba oggi sono un po' limitata, effettivamente. Non posso più fare quello che facevo prima. Questo no. Vabbè, le mie camminate in montagna non le faccio più. Al momento non riesco, ma proprio meccanicamente non riesco, perché la mia caviglia non si piega. Lo sport è limitato anche per quanto concerne l'attività in palestra. Da appassionata di fitness, anche lì non posso più fare tutto quello che facevo prima. Lo sono ancora istruttrice di body pump
e non lo posso più fare, non posso né insegnare, ma non posso neanche seguire i corsi. 8 operazioni in 2 anni e mezzo. Prima per ricomporre le fratture, poi per un'infezione, un principio di necrosi, 2 trapianti ossei e una protesi al posto della caviglia destra. Io venivo su da qui e quel giorno prendevo questo sentiero per dirigermi verso la capanna Genzianella. Salendo poi arrivi al luogo del mio incidente e ci impieghi più o meno 20 minuti, però adesso io non ce la farei a raggiungerlo. Cosa provi a tornare qua? Ma da un certo punto di vista mi maledico, no? Perché potevo essere un po' più attenta. Marzo 2021. Desi parte per una corsa sul monte dietro casa. Dopo un'oretta, a 1400 metri di quota, al limite del bosco, perde l'equilibrio e cade. E sono rotolata per diversi metri, adesso è difficile sapere quante, però una cinquantina sì, non riuscivo proprio a fermarmi. Nella fortuna ho probabilmente preso un buco, la gamba si è incastrata e si è spezzata. Quando il mio sguardo è sceso lungo la gamba ho proprio visto che, qui è successo un bel guaio. Cosa hai visto? Ho visto l'osso fuori dalla mia gamba. Sopragresso sul sentiero, ci sono 2 persone, andiamo noi e ci prepariamo per un bel ricerco. Cos'è successo? Che tipo di intervento è? È un intervento sul sentiero alpino, nella zona della Val d'Argeletto. Una persona che si è probabilmente infortunata la gamba. Probabilmente non possiamo atterrare, ci viene sia consigliato, ma anche dalla nostra esperienza, molto probabilmente caleremo al medico. La partenza tra quanti minuti? Appena sono pronti i miei colleghi, tra un paio di minuti sono noi. Base della riga di Magadino, un sabato d'agosto. La squadra di turno entra in azione. 4 minuti dopo l'allarme, l'elicottero decolla. Devono trovare una piazza di atterraggio intermedia per poter caricare a bordo il paziente e trasportarlo fino all'ospedale di Locarno. A seguire hanno un secondo intervento per la medesima casistica, sempre una sospetta frattura di una caviglia di un escursionista in Lavizzara. Quindi 2 interventi in montagna in pochi minuti. 2 interventi in pochi minuti, questa è la nostra realtà. Mando giù il gancio. Possiamo partire da una mattinata relativamente tranquilla per poi arrivare nel corso della giornata ad avere 5, 6, 7, 8 interventi di fila. D'estate la metà di questi interventi riguarda proprio la montagna. Gli incidenti in montagna aumentano costantemente, sono più che raddoppiati in 20 anni. Erano meno di 20.000 nel 2005, sfiorano i 50.000 oggi. Il numero di persone che fanno escursioni in montagna è fortemente aumentato negli anni e quindi è logico che ci siano anche più incidenti. Ma questa spiegazione non basta, l'aumento degli infortuni è stato in proporzione molto più importante. Siamo un paese di escursionisti. Dopo il Covid lo siamo diventati ancora di più, almeno nei numeri. Ma è cambiato anche l'approccio alla montagna. Sono tempi strani. I video attira like sui social, le camminate su vie ferrate con i sandali e addirittura c'è anche chi percorre passaggi rocciosi molto esposti con una bimba in braccio. Video girati in altri paesi, ma è lo specchio di un'inadeguatezza diffusa.
tanto che pochi giorni fa il Soccorso Alpino Italiano ha pubblicato questo video. C'è questa semplificazione di cosa vuol dire andare in montagna. Io quando vedo gente in giro con delle scarpette da ginnastica, la suola perché è comodissima, ma suola liscia, in giro su percorsi anche semplicemente escursionistici, rocce bagnate, a me mi viene su la pelle alta, così mi viene su. Pier Crivelli è un accompagnatore di montagna diplomato. Oggi insegna ad alcuni clienti le basi dell'escursionismo avanzato. Fate per favore una linea di sicurezza da qua che arriva su sul promontorio là sopra. Se questo ancoraggio qui è giusto, e per sapere se è giusto ti metti su e t'attirat. Sembra che tiene, anche perché sennò io sarei già volato giù per terra. Siamo nei pressi della capanna del Leit. Tra queste rocce i partecipanti al corso imparano alcune tecniche e testano i loro limiti. Abbastanza complicato, perché soprattutto perché è bagnato e quindi si rischia di avere le scarpe bagnate, e quindi anche se appoggi sulla roccia asciutta non ti accorgi, ma scivola. È un po' fuori dall'ordinario, però vedere che con un po' di competenze tecniche riesco comunque a salire e a scendere già cambia un pochettino la prospettiva e anche come ci si sente. La informazione è meravigliosa, perché alla fine è tutto sicurezza. E adesso quello che voglio farvi vedere è i metodi per cercare di frenare se si dovesse scivolare. Quando scivoli automaticamente vai con il culo sulla neve, vai con la tua schiena, e questa è la posizione che devi subito cambiare. Tu ti devi girare sulla pancia sulla neve. Questo qua è il secondo corso che faccio quest'estate. Tutti e due i corsi ho avuto 4 persone. Non so se non riesco a raggiungere una visibilità o i canali di comunicazione, la gente non è al corrente, questo non lo so. Cerco sempre di divulgare attraverso anche persone che conosco i corsi che faccio, proprio per rendere attento alle persone, sia estate che in inverno, quali sono le attività e i rischi soprattutto che legati alle attività che si svolgono. Vai Armando! Insomma, in montagna andiamo in molti, ma a formarsi è una minoranza. La corda è bloccata e io posso portare Ermanno in giro. Immagini di un grave incidente di qualche anno fa sopra Cari. Cadono anche gli escursionisti esperti. Chiara cammina su questo sentiero, poi qualcosa va storto e perde l'equilibrio. Mi hanno detto che mi vedevano girare con le braccia che andavano da sole, quindi lì avevo già perso conoscenza. Però quando mi sono fermata ho aperto gli occhi, però avevo un grande sonno, Continuavo a dirmi no, non devi chiudere gli occhi. Quando è arrivato il rocciatore, è arrivato il medico e hanno guardato da dove ero caduta. E lui mi guarda e mi dice: sei miracolata viva. Sono cose che sono rimaste, perché avrei potuto benissimo non più esserci e non mi sarei nemmeno accorta di morire, o cioè lasciare tutto. Un passo falso, poi una scivolata fuori controllo su un pendio ripido per 160 metri, tra erba e sassi. Beh, il mio corpo ha preso tante botte, quelle sì. Ero tutta blu, gonfia, avevo le mani gonfie. E dopo avevo la testa piena di punti, la fronte, bernoccoli un po' dappertutto, e ci è voluto un po' di tempo prima di tornare a posto. È successo il 23 luglio. Dalle cliniche sono andata a casa, mi sembra, verso il 12 ottobre. Ho iniziato ad andare a lavorare il 7 gennaio. Chiara non ha perso la passione per la montagna. Organizza decine di trekking all'anno
e collabora nella gestione di un rifugio sopra Brissago. Ancora non si spiega cosa è successo quel giorno. Tante volte non c'è spiegazione, perché veramente basta un niente. Proprio un niente basta. Saliamo in Val Malvaglia con una guida alpina. Il sentiero è molto facile. Ecco, adesso vedi il sentiero come diventa lì davanti. Questo è un punto da mettere bene i piedi, quindi camminare bene e... Ma qua sono 60 metri di rocce qua sotto. Bel salto. È un salto, 60-70 metri ci sono. Poi rocce, erba alta. Sì. Non è impossibile scivolare qua. No, qua è un terreno tipico di prestare molta, molta attenzione. Quindi erba bagnata, sassi bagnati, una scivolata qua non ti fermi. Qua una persona che ha dei problemi, un po' di vertigini, può trovarsi in situazione di blocco o essere molto insicuro. E l'insicurezza ti porta all'incidente. Siamo su un sentiero bianco e rosso, quelli che percorriamo tutti e che forse a volte sottovalutiamo. Il bianco rosso è davvero per tutti? No, non è per tutti. Un bianco rosso, come quello che abbiamo visto, è già un bianco rosso con un passaggio per delle persone che sanno camminare bene in montagna. E questo è capito o non lo è? Non da tutti. Molte persone non si rendono conto dei rischi che corrono o che hanno corso. Parla chiaro questo rapporto dell'Ufficio per la Prevenzione degli Infortuni e parlano chiaro le regolari campagne di sensibilizzazione sul tema. Chi lascia i sentieri segnalati in giallo per seguire quelli in bianco, rosso, bianco deve avere una buona condizione fisica, un passo sicuro e non soffrire di vertigini. Messaggi che faticano però a passare. Sì, questo è un problema. C'è la sensazione diffusa che siamo tutti capaci di passeggiare in montagna. Magari ci siamo andati da piccoli o con la scuola e crediamo di essere sempre al posto giusto. Quando i sentieri sono complicati, invece, le cose non sono per niente così. Altra quota, altri problemi. Saliamo a circa 2800 metri. Vedi, Marzio, questo qua è il Pizzo Gallina. Ho anche un video, l'ultima volta che siamo saliti. Oh, si vedono proprio i sassi che cadono. Eh sì, sono sassi già di media portata, non sono sassolini. Io ammetto che ho avuto paura perché durante tutta la salita era una sassaiola continua. Voi dove eravate? Noi eravamo dentro in quel canalone dove adesso c'è la lingua di neve, da lì poi si sale per la traversa. E da lì sentivate queste cadute e di E da lì si vede e si sentono i sassi che scendono. L'alta montagna diventa più instabile. Chi la frequenta regolarmente lo vive in prima persona. Facendo uscite estate, inverno, autunno, primavera, vedo praticamente i cambiamenti di tutte le stagioni. Sopra una certa quota assisto a degli smottamenti, a delle frane, a delle rocce che si sfaldano, è quello che sta succedendo sulle Alpi. Ci spostiamo di pochi metri. Davanti a noi un esempio eclatante. La parete è crollata interamente, si è proprio aperta in due, è crollata fin qua sotto. E... Questo è venuto giù, tutta questa parte qua? Sì, praticamente la metà dell'ultimo pezzo del Kilocron. Quando è successo? Di sicuro quest'anno, perché l'anno scorso sono salito e la cima era ancora intera. E quest'anno ho trovato la sorpresa con la cima aperta in due. Insomma,
Vita più dura anche per chi frequenta le Alpi per scalare o arrampicare. La montagna a queste quote è diventata più pericolosa? In un certo senso sì, perché evidentemente permafrost che si sta sciogliendo e le montagne che non hanno più, abbiamo visto prima, non hanno più la stabilità di prima, vanno affrontate con maggiore attenzione. Paesaggi spettacolari, un ambiente che ci affascina e appartiene, ma anche un mondo a rischio, in mutazione e pieno di insidie, anche dove meno te lo aspetti. Non era un terreno particolarmente difficile, era un po' in piedi, ma probabilmente sono uscita fuori a sentiero, perché mi ricordo che non sapevo più da che parte andare. La causa probabilmente era la stanchezza, la disidratazione anche, perché bevo poco e quindi quello è stato probabilmente uno dei fattori. Un pensiero al passato e un invito per il futuro. Io vorrei che la gente non smettesse di andare in montagna. Bisogna farlo. È bello, è giusto. Fa parte di noi, è il nostro territorio. L'unica cosa è che bisogna essere un pochino più consapevoli dei propri limiti e più cauti.